Ciao, sono Mirko e per la rubrica Io resto a casa vi mostro oggi il secondo allenamento da fare con delle semplici bottiglie d'acqua e una tazza. Iniziamo con il riscaldamento che ho fatto anche l'altra volta nello scorso video, con un po' di mobilità di spalle, avanti, sinistra e indietro. Mobilità di anche. Lentamente apriamo, cambiamo e chiudiamo. Jumping jack, 3 serie. Questo mini circuito è ripetuto 3 volte per 15-20 ripetizioni per ogni esercizio. Oggi vi mostro sempre un allenamento total body, parte bassa e parte alta. Parte bassa, incominciamo con i semplicissimi, con dei deadlift, degli stacchi, eseguiti con la cassa dell'acqua. Piedi di larghezza leggermente più ampia delle spalle e punte dei piedi leggermente divaricate verso l'esterno. Schiena dritta, curva lombare mantenuta, afferriamo la cassa dell'acqua, eseguiamo gli stacchi. Possiamo anche evitare di avere la pausa in basso per renderlo più intenso, eseguendo 4 serie da 20 ripetizioni. Essendo un peso basso, teniamo più alte le ripetizioni. Possiamo eseguire anche 20-25 ripetizioni. Consiglio dalle 3 alle 4 serie. Gli altri 2 esercizi invece sono per le spalle. Iniziamo con le braccia laterali unite alle braccia frontali, quindi schiena dritta, scapole vicine. Da qui io ho unito 2 bottiglie d'acqua, poi fantasia, per avere un po' più di carico. Possiamo usare anche solamente una, o usare questo metodo in caso avessimo manubri, usare i manubri. Possiamo unire le alzate laterali alle alzate frontali, quindi una alzata laterale e una frontale. Questa è una ripetizione. 2 3. Anche qui il carico è molto basso, consiglio dalle 3 alle 4 serie, una ventina di ripetizioni, quindi saranno 15-20 ripetizioni, quindi saranno 15-20 di ognuno dei 2 movimenti. Il riposo in tutti e 3 esercizi, 1 minuto circa. Il terzo esercizio, invece, sarà simile a quello che unisce la parte alta e la parte bassa dello scorso video. Lo rendiamo un po' più intenso. Invece che degli squat, delle spinte, uniamo degli affondi statici a delle spinte con la cassa dell'acqua. Affondo e stiamo fermi. Manteniamo postura del ginocchio a 90 gradi. Tenendo contratto l'addome, stabilizziamo il core. Stabilizziamo il core. Da qui, spinta. 1, 2, 3. E si cambia. Affondo, statico, spinta. Consiglio di non cambiare gamba ogni ripetizione, ma di tenere la statica e eseguire per gamba 8-10 ripetizioni. Poi si cambia e eseguiamo 8-10 ripetizioni con l'altra gamba. 1 minuto di riposo può essere anche sufficiente, essendo un esercizio che impegna sia la parte bassa che la parte alta del corpo. Grazie e al prossimo video.